Il diventare un combattente, il diventare una persona capace di combattere, non necessariamente ad alti livelli, è direttamente proporzionale al cambio di mentalità. Che cosa intendiamo per cambio di mentalità? Intendiamo un cambio che porta la persona ad essere un operatore, un mero esecutore di tecniche in determinati contesti, a una persona che è capace di utilizzare la propria forza di volontà e la propria grinta, la propria aggressività, nell'eseguire le tecniche sino ad ottenere un risultato desiderato. E quando è che questo avviene? Questo avviene quando, a seguito di una pratica controllata e di un percorso logico, l'allievo e l'atleta si rende conto che le cose che sta imparando le può fare davvero. E che cosa vuol dire saperle fare davvero? Perché questo poi è il punto. Vuol dire che, per esempio, in una manovra di lotta, quando tu tieni l'avversario in chiave articolare, se l'avversario non si arrende, veramente il suo braccio viene messo in una condizione tale che l'articolazione è messa a rischio, per cui la persona percepisce il dolore e, a seguito del dolore, per salvaguardare la propria articolazione, si arrende. Oppure, in un contesto, diciamo, di striking, quando tu tiri un pugno o tiri un calcio che ha effettivamente effetto sulla persona, quindi la persona accusa il colpo. Quindi, per concludere, il fisico è sicuramente importante, ma la mente è quella che veramente determina il cambiamento. E ti faccio un esempio molto semplice. Immagina una macchina. La macchina può essere bellissima, avere grandi prestazioni, ma se il pilota non la sa gestire, o finisce che la macchina rimane sempre in garage, oppure finisce con un brutto incidente.